Buonasera e bentornati in onda, buona domenica, sono le 20 e 38 minuti, buonasera David. Ciao cara Concita, buonasera. Abbiamo ospiti, un parterre politico oggi con noi, ma non possiamo non dare la linea in apertura tra pochissimi secondi a Simone Carusone, che è il nostro inviato sulle coste a Crotone, al largo di Crotone. Come sapete, come avrete sentito nel TG fino a poco fa, c'è stato un naufragio le cui conseguenze sono gravissime. La strage dei bambini, sono state recuperate un'ottantina di persone, forse sulla barca ce n'erano 200. I corpi in mare sono in gran parte corpi di bambini. Segue polemica politica che, diciamo, ci vorremmo risparmiare, perché il copione è quello scontato che sapete, ma insomma è per la prima volta sulle coste dei nostri mari arrivano cadaveri di bambini in grande numero, quindi una cosa che ci interroga e di cui parleremo senz'altro per tutta la settimana, forse nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi, speriamo sempre. Oggi si sono chiuse i seggi per le primarie del Partito Democratico, grandissima affluenza, e la grandissima affluenza può portare qualche sorpresa nei risultati. Ne parliamo con, bentornato e grazie per essere con noi stasera, Achille Occhetto, grazie. Ultimo segretario del Partito Comunista. Bentornato. Primo della stagione dei democratici, Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice della Stampa, in Buonasera. Collegamento Pietro Senaldi, con direttore di Libero, e le nostre inviate a Casalecchio di Reno e a Roma dal Comitato Bonaccini, Comitato Schlein, ma fra pochissimo, quando tornate con noi, quando torniamo con voi, la linea Simone Carusone, inviato sulla costa del Crotonese. Un attimo e torniamo. La serata che speravamo di vivere, 3 milioni e 300 mila persone sono andate a votare, veramente una straordinaria notizia per la democrazia. Voglio trovare un senso. E vogliamo che finalmente si discuta e non si voti solamente. Un senso. Renzi, Bersani. Ho sentito adesso Renzi, è stata una bella competizione. Domani ci divertiamo insieme. Il secondo grazie è per Andrea Orlando e per Michele Emiliano. Sempre la stessa frase. Noi torniamo, ma stavolta non deludeteci. Sono un segretario. Nicola, attenti perché è l'ultima spiaggia. Un segretario. E allora buonasera, 20:46, benvenuti in onda, buonasera Concita De Gregorio. Buonasera. Sarà una puntata molto intensa quella di questa sera, tanti gli ospiti, partiremo dalle elezioni primarie del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario del PD. Abbiamo i nostri collegati nelle diverse sedi, al comitato della Schlein c'è Claudio Andreozzi, Francesca Carrarini si trova invece a Casalecchio di Reno per seguire Bonaccini, c'è una grande affluenza alle urne nei gazebo sparsi per tutta Italia, e ci sono dei dati davvero clamorosi che tra poco vedremo. Saluto i nostri ospiti, al centro il direttore Enrico Mentana, buonasera. Benvenuto. Special guest, certo. Perché segue uno speciale Mentana, che quindi segue uno speciale. Segue non è l'arena. Tigila 7 con uno spin-off del Tigila 7. Benvenuto allo storico, l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano, Achille Occhetto, grazie per essere con noi, che forse la telecamera lo può inquadrare, c'ha la tessera elettorale e non l'ho tolta, eccola sì. Qua. No, non sveliamo nulla di, come dire, particolarmente segreto, perché lei ha votato per la Schlein. Perfetto. Posso anche dire perché poi? No, dopo. Intanto già questa è una notizia. Mi vorrei intrattenere su questa adesso argomento. Adesso ne parliamo. Buonasera ad Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice della Stampa, e il condirettore di Libero, Pietro Senaldi. Prima però, lo avete sentito anche nel nostro telegiornale poco fa, andiamo subito a Crotone con Simone Carusone, che è l'inviato dell'Aria che tira. La strage di migranti, fino a pochi minuti fa erano 59 i morti e 12, tra cui 12 minori. Il naufragio, l'altro dato inquietante, è avvenuto a 100 metri dalla riva, con l'allarme che era stato lanciato già ieri sera. E allora le ultime da Simone Carusone, e poi su questo sentiamo il commento di Elly Schlein.
Sì, buonasera Davide, buonasera Concita. Noi siamo sulla spiaggia proprio di Cutro, dove questa mattina questa barca con a bordo pare 200-250 persone si è incagliata qui in una secca. Potete vedere ancora i resti dell'imbarcazione e ha causato appunto la morte per il momento di 59 persone. Infatti sono 59 i cadaveri che sono stati ritrovati qui sulla spiaggia, tra cui ci sono 14 minori. Ma le ricerche vanno avanti. Abbiamo parlato poco fa con gli uomini della Guardia Costiera che proprio in questo momento stanno per ritornare in mare con una motovedetta che perlustrerà per tutta la notte le acque. Ovviamente le condizioni in meteo sono molto complicate, ve lo potete vedere anche voi, e si cerca di capire appunto quanti saranno ancora i cadaveri, che purtroppo la certezza è che se ne troveranno ancora, almeno a quello che ci dicono vigili del fuoco, carabinieri e forze di polizia. Ricordiamo che oggi è stato qui anche il ministro degli interni Piantedosi, che ha parlato anche dell'indagine in corso. È stato infatti fermato uno scafista turco che avrebbe indicato anche altre persone, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. A voi la linea. Grazie. Allora vi facciamo vedere che cosa ha detto poco fa Elly Schlein rispondendo al governo. È intervenuta sulla vicenda direttamente Giorgia Meloni, lo possiamo vedere. Il governo è impegnato a impedire le partenze e con esse il consumarsi di queste tragedie, e poi ha aggiunto: c'è chi specula su questi morti dopo aver esaltato una immigrazione senza regole. Insomma, a poche ore, diciamo, dalla tragedia, già è questo il tono del dibattito politico. Sentiamo la Schlein su questo poco fa, però. Non è accettabile che il Mediterraneo sia diventato un grande cimitero a cielo aperto. Questo fa capire quanto sia disumano e contro ogni diritto fondamentale fare dei decreti che hanno il solo scopo di rendere più difficile salvare le vite in mare. Insomma, Cuzzo Crea, da una parte dice la Schlein c'è la questione dei decreti, i decreti votati dal governo che bloccano sostanzialmente il lavoro dell'ONG, e dall'altra c'è il governo con Giorgia Meloni in prima persona che, come è ovvio, non solo difende l'operato del governo ma dice attenzione alle speculazioni su questi morti. Ma sai, è difficile davanti a quello che è successo e davanti a quelle immagini terribili ai corpi di bambini restituiti dal mare sulle spiagge dove andiamo in estate, non pensare che l'unico decreto fatto sull'immigrazione da questo governo è un decreto che ostacola chi salva, perché è un decreto che ostacola il lavoro delle ONG, che fa sì che meno ONG siano in mare a salvare, perché quelle piccole non possono certo permettersi, anche solo per il carburante, di fare dei salvataggi e poi andare nei porti del nord a portare le persone. È chiaro che se questo è stato l'atteggiamento del governo rispetto all'immigrazione, sì, i patti con la Libia, ma abbiamo visto i patti con la Libia dove ci hanno portato in tutti questi anni. È complicato adesso dire non speculate, dire fermiamoci tutti, sia solo il cordoglio, il sentimento che ci unisce, perché è chiaro che sull'immigrazione stiamo sbagliando tutti, sbaglia l'Europa, c'è stato il richiamo di Mattarella oggi, certo. Sbaglia e ha sbagliato il governo italiano. Allora passiamo, difficile voltare pagina, in una giornata come questa bisognerebbe, mi sento di consigliarvi di vedere se avete le piattaforme, che insomma in tanti hanno, un film che si intitola Le Nuotatrici e che racconta la storia di due giovani donne che si sono salvate venendo a nuoto, saltando in mare dal barcone e venendo a nuoto, una storia vera. Una delle due ha partecipato poi alle Olimpiadi di Rio nella squadra dei rifugiati. Perché lo dico? Perché molte di queste persone non sanno nuotare e i bambini molto piccoli, se cadono in mare, sono destinati a morire. E insomma, morire a 150 metri dalla riva, non so, ecco. Aggiungo una cosa lampo. Sì. Venivano da Siria, Afghanistan, Iran, Iraq. Tutti i luoghi da cui possiamo capire perché si ha bisogno di fuggire. Quindi quando si parla di migranti economici, di flussi incontrollati, bisogna tenere conto di questo. Però bisogna considerare che arrivando da lì, questo vuol dire che hanno dovuto fare un tragitto ancora più lungo. La rotta turca. Perché non sono potuti passare dalla Turchia e poi da terra. Sempre perché l'Unione Europea ha chiesto alla Turchia di sbarrare l'ingresso via terra, certo. Quello che passa dalla Grecia e dai certo. Balcani. E quindi questa è la questo che ci porta, ecco, è questo che ci porta al problema che riguarda quello che ha detto il presidente Mattarella. Non è quella cosa salomonica per dire così non litighiamo tra di noi. La responsabilità principale di quello che è successo oggi
di quei decine e decine di morti, 58 più chissà quanti altri saranno, è dell'Unione Europea, che è molto, molto attenta, giudiziosa e capace quando si tratta di risolvere tutti i problemi interni, ma sui problemi esterni evidentemente ha delle grosse difficoltà, e c'è quel macigno, perché l'accordo con Erdogan sui rifugiati, accordo che ha dato miliardi e miliardi, come sappiamo, alla Turchia, è stato siglato da Angela Merkel, non da Orban, o da un cattivone. E ha il sapore di un ricatto, ed no? È ancora lì. Voi gestite i migranti. Allora, andiamo, poi torniamo ovviamente con Carusone da Crotone, sono novità, ma io direi, Concita, se sei d'accordo, andiamo da Claudio Andreozzi, che si trova al comitato Schlein. Decidiamo di aprire da là, perché è vero che sono le 20:54, i dati tra poco arriveranno, grande affluenza, ma qualcosa sta accadendo lì, no? Sentiamo Claudia. C'è una euforia palpabile. Sì, bello, qualcosa sta accadendo. Palpabile per una ragione, perché stanno arrivando piano piano i primi dati da alcune grandi aree metropolitane e da alcune regioni, che fanno ben sperare, perché questi dati sono positivi per la mozione Schlein, e il cauto ottimismo è generato dal fatto che se fosse in vantaggio in quelle regioni la partita sarebbe sicuramente molto più aperta di quella che era considerata sino a poche ore fa. Come dicevi, l'affluenza è alta, si è già... sono tutti sicuri che si sia superato il milione, anche il 1.100.000, però bisogna vedere i risultati appunto delle grandi aree metropolitane. Finora, diciamo, Elie Schlein tra l'altro è appena arrivata, è passata per un saluto in sala stampa, è di là con i membri della mozione, e c'è appunto questo cauto ottimismo. Man mano che arriveranno i dati, sappiamo che è tutta una struttura volontaria, quindi i dati non arrivano così velocemente come dal Viminale, però appena avremo dei dati un po' più certi per far commentare anche a qualcuno della mozione, vi richiediamo la linea. Andiamo subito, grazie Claudia, andiamo subito da Pietro Senaldi, ma prima volevo sentire dal segretario Achille Occhetto perché ha votato Elie Schlein. Ma per alcuni motivi, alcuni molto personali, nel senso che ho avuto modo di conoscerla molto prima che si presentasse alla presentazione del mio libro, Perché non basta dirsi democratici, con Prodi e altri rappresentanti, e ho avuto modo che sul tema centrale, che era quello che io volevo affrontare, cioè la sintesi alta tra questione ambientale e questione sociale, c'era una grossa sintonia e anche una freschezza di idee, quindi mi sono già impegnato allora a sostenerla indipendentemente dal tipo di confronto. La seconda, per un motivo più generale, che lei portava, secondo me, indipendentemente da quello che si possa pensare, i dati secondo me lo dimostreranno, portava l'unica possibilità di superamento dell'anno sabbatico in cui si trova il Partito Democratico, cioè una nuova possibilità di rapporto con il Paese. Lo chiamando sabbatico, diciamo, in modo come dire, no? Ironico. Molto ironico. Quindi creare un rapporto... Le faccio una domanda. Qualcuno potrebbe leggere in questa sua scelta una implicita critica alla classe dirigente di quello che fu il Partito Comunista, di cui lei è stato l'ultimo segretario, perché, come tutti sanno, Stefano Bonaccini viene da quella tradizione e la rivendica. Quindi è come se lei dicesse: la nomenclatura del vecchio PC non mi convince nemmeno nelle sue ultime generazioni? No, io non dico questo. Tra l'altro io vengo dalla storia del Novecento, mi considero eroicamente e onestamente un personaggio del Novecento, e su questo avrei poi da dire delle cose al nuovo segretario, anche delle raccomandazioni. Quindi apprezzo il modo di fare politica che era del Partito Comunista, la capacità del discorso politico. Le chiedo questo perché Bonaccini, mi scusi se la interrompo, Bonaccini rappresenta un po', si è detto in tutta la campagna elettorale, un uomo di struttura, più di struttura e di partito. Del resto Schlein è entrata nel partito appena pochi mesi fa. C'ha quel curso sonoro, un classico. Intanto vi leggo PC, un'agenzia che è appena arrivata, ANSA, testa a testa con Schlein avanti, primi dati. Testa a testa, ma con un vantaggio per Elie Schlein, il dato dei primi spogli dei seggi per le primarie del PD. Questo riferiscono diverse fonti DEM. Allora, sentiamo Senaldi e il direttore. Questo è un risultato storico. Il risultato del passaggio dal voto dei circoli al fatto che addirittura possa essere avanti è un fatto politico in sé. Certo, questo infatti è il punto su cui ragionare. È un fatto politico. Poi ciascuno può avere le opinioni che vuole. Ma insomma, però non ho capito che cosa rimprovera la classe dirigente che Bonaccini rappresenta.
una continuità con la precedente o che no, cosa? No, non è questo il tema. Che cosa gli rimprovera? Io rimprovero la politica invece che questa che il PD ha fatto con la nuova classe dirigente. È sotto gli occhi di tutti. Cioè il fatto che a un certo punto è stato subalterno al neoliberismo, ha avuto una politica semplicemente governista, non ha avuto più il rapporto con, diciamo, il rapporto sentimentale, come molti hanno detto, con il Paese, e quindi questo non può essere un rimprovero al Partito Comunista Italiano. Io ho fatto la svolta, ma sicuramente il Partito Comunista Italiano non era governista, aveva i rapporti sentimentali con il Paese e aveva il legame con la classe operaia e con i ceti poveri. Quindi che il voto sia stato contro la tradizione del Partito Comunista lo nego nettamente. Allora, Senaldi e poi subito il direttore Mentana, che qualora, teniamo per buoni questi primi dati, non vorremmo, ma qualora venisse confermato quest'esito, e cioè una vittoria della Schlein, che cosa cambia? Che cosa succede? Dal tuo punto di vista. Credo che questo sia il fatto che viene completamente... è la bocciatura del PD in generale, secondo me, perché l'attu della Schlein era di essere un candidato di rottura con gli ultimi due decenni di storia del PD. Il fatto che la maggior parte degli elettori del PD si affidino a un punto di domanda, perché diciamocelo, la Schlein non viene da un percorso politico ricchissimo. Si affidano agli slogan di questa donna. Per me è una notizia nella notizia, diciamo così. Non c'è solo la bocciatura di vent'anni di politica del PD, ma è il gesto disperato di affidarsi al primo che passa che ti dice le cose vuoi sentirti dire. Allora, direttore Senaldi, scusami se ti interrompo, ma le cose vanno, diciamo, messe a punto mano a mano che si dicono, perché sennò diventano troppe. Non è esattamente il primo che passa. Ha una storia politica, diciamo, che nasce con Occupa i PD, si candidò a Concivati, poi all'Europarlamento, ha fatto la campagna elettorale in cui Bonaccini ha vinto le regionali e le ha vinte anche grazie a quel movimento. Diciamo che il Partito Democratico l'ha tenuta... Allora anche Santori, l'ha vinta anche grazie a Santori. Enrico Mentana, è la prima che passa? Allora, mettiamola, avete ragione tutti e due, non vorrei essere salomonico, però è vero che è neo iscritta al Partito Democratico, vuole cioè dimostrarsi qualcosa di diverso. È vero che prende il suffragio di Franceschini, di Orlando e di Bersani. Quindi sì. Cioè, non è sì, diciamo, l'alternativa, però non fa politica dal momento in cui si è iscritta al PD. Allora, ovviamente Elly Schlein è stata europarlamentare. Insieme, insomma, per Civati di fatto, ma però coi voti anche del PD, se no non sarebbe arrivata mai a Strasburgo e a Bruxelles. È un elemento di novità che però, come si vede da ogni immagine, ha accanto a sé Boccia o le altre figure che stanno ben dentro il Partito Democratico. È anche in qualche modo una scommessa di una parte del Partito Democratico di un salto in avanti. E l'altra invece è la scommessa sulla continuità. Scusatemi, c'è Nardella che parla. Mi scrive intanto Maiorino, Nardella, che scrive: a Milano, Schlein, avanti anche in tutta la Lombardia, e commenta di brutto. Facciamo sentire Nardella. E poi c'è il dato di Genova. Facciamo con sentire la Schlein Nardella. Che ha a Genova. Segnato una giornata politica che comunque è una grande festa di democrazia e un grande momento di partecipazione democratica. Il primo dato sicuramente positivo da sottolineare è l'affluenza, che ha superato il milione di elettori in tutta Italia. È un dato estremamente positivo, è un dato che ci fa capire, ci fa vedere concretamente che il Partito Democratico è più vivo che mai, contrariamente a tante letture che sono state date dalla sconfitta in poi. E quindi questo è un fatto che premia i nostri elettori, gli iscritti, i volontari. Siamo molto contenti. Il comitato Bonaccini, per quanto riguarda il risultato è ancora molto presto per dare un giudizio. La partita è aperta, lo spoglio sarà molto lungo, dovremo aspettare tutta la nottata. E sarà lungo perché i dati arrivano lentamente
e quindi vi diremo più avanti quali saranno i nostri, quali saranno i risultati e quali saranno anche le nostre impressioni. Va bene, in effetti, in questa agenzia dice che Schlein risulta in testa in Lombardia e a Milano, però mancano alcune scontato, regioni no? molto importanti, cioè la Campania, che il nord e le grandi città sarebbero stati poi il granaio dei voti della Schlein, veniva dato per scontato, così come si dava per scontato che Campania e Puglia, con i governatori schierati, in gran parte sarebbero stati il granaio. Quindi Emiliano e De Luca. E lì probabilmente i voti arrivano dopo, eccetera. Quindi non so se quella di Nardella è una speranza o una minaccia, però evidentemente si va fino in fondo. Allora, se mi permetti, Concita, sì. Dico solo che voi, per vostra fortuna, finite tra qualche decina di minuti, poi io vado nel programma di Giletti per informare il più possibile passo per passo, svolta per svolta, quello che succede. Okay, dice Nardella che lo spoglio continuerà tutta la notte. Ti avviso. Tu sai che sei pronto. Non mi spaventa. Allora, e so che verrete su da me per stare tutta la notte. No, lo sta dicendo perché vuole andare via, questo, capito? No. Ma Achille Occhetto vuole intervenire. Achille Occhetto, prego, segretario. No, io voglio dire, stando così le cose, dipendendo tutti come al solito da Mentana, il quale soltanto potrà fare i commenti definitivi, io credo che noi dobbiamo commentare il dato che di per sé politicamente è rilevante. Cioè abbiamo avuto un'affluenza importantissima e probabilmente un vantaggio di uno sull'altro oppure sul filo. Che vuol dire il passaggio di una distanza del 20%. Sarebbe comunque molto rilevante se fossero alla pari, no? Sarebbe rilevante. E quindi io credo che in questo momento bisogna certo capire le antinomie che ci sono. Secondo la stampa, che di solito un po' fa delle sintesi un po' grossolane, diciamo. La stampa è inteso come la stampa? Non la sua stampa. Ecco, no, volevo salvaguardare. Come i giornali. Si dice che da un lato c'era il politicismo e dall'altro il movimentismo. Dall'altro chi preferiva l'alleanza verso il centro e chi l'alleanza verso sinistra. Io penso che nel vero c'è in questo. Io penso che c'è del vero in questo. E quindi chiunque vinca, dato che sono molto vicini comunque, mi sembra del tutto evidente, io credo che si debba passare dalla politica e dai Twitter al discorso politico. Sì. Io credo che qui sia l'elemento negativo di tutta la situazione. Cioè il passaggio vero alla maturità del PD, e se da questo vantaggio, oggi è una giornata bella per la democrazia, piaccia o non piaccia, si arriva di nuovo al discorso politico, cioè a mettere insieme le cose come avveniva, oggi sono nostalgico, nei partiti del Novecento, e cioè mettendo, non facendo il rosario, da un lato le mele, le pere, eccetera, ma facendo vedere quali sono i rapporti profondi tra le grandi questioni internazionali. Mi do altri due dati prima come di... Come sta parlando? Scusi. No, finisco la frase. Prego, sì, perché... Che supera sicuramente... Supera i dati, i rapporti profondi che ci sono tra guerra, migrazioni di carattere biblico ormai e catastrofe planetaria. Poi mettiamo le bollette e il salario minimo, ma se politicamente e culturalmente il PD non avrà un discorso comune sui fondamentali, e io dico questo lo affido sia alla Schlein che... Però i numeri, guardate, ci sono due numeri che mi arrivano già, quindi un autorevole dirigente mi dice non ci sarà tutta la notte perché sono già piuttosto avanti. Nel Veneto 66-33, cioè la Schlein sta a 66-33, solo a Genova la Schlein al 70-23, Bonaccini al 33-39. Allora io vorrei chiedere una cosa però ad Annalisa Cuzzocrea, esatto. Tornando alla semplificazione della stampa, quella che Achille Occhetto chiamava la semplificazione dei giornali. È vero che si è detto, poi c'è qualcuno che sta dietro, tutti hanno fatto un endorsement, tutti hanno fatto una... hanno dichiarato il loro voto, i leader anche politici. Anche base riformista come corrente sta tutti dietro a Bonaccini. Però si io... sottolinea di più quando le correnti stanno dietro a una donna, però vabbè. No, vabbè, base ma no, riformista si è scritta, sta dietro a Bonaccini. Ma si è scritta, un mese fa, non era perché... Scusa, è una Schlein, diciamo che si è allontanata dal PD dopo i 101 di Prodi, come hai detto.
detto anche tu, è stata votata anche dal PD, anche dal PD alle europee. Comunque detto tutto questo, posso dire tre fattori. A maggior ragione non è l'ultima arrivata, no? Tre fattori. Primo, l'affluenza. Diciamo, si è spezzata l'idea che il disincanto democratico che avevamo visto con le regionali sia un destino. Con questa affluenza i potenziali elettori del PD, magari non sono neanche tutti elettori del PD, stanno dicendo cerchiamo un'alternativa e la possiamo cercare qui. E poi c'è un fattore che nessuno qui ha nominato e su cui anch'io, devo dire, avevo tralasciato di riflettere. Invece ci ho pensato oggi vedendo che sono andate ai gazebo, così mi raccontano molte donne. C'è un fattore D. E molte un fattore D e molte persone giovani che, molte non, persone che giovani. Non erano andate. Se voi avete visto i risultati dell'astensionismo alle ultime elezioni, se voi avete visto, è diciamo una frase retorica, tutti conoscono i risultati e questo risultato di affluenza è in assoluta controtendenza. Vuol dire che sono andate persone che, esatto, non erano andate, che non a, erano votare. Andate a votare. Posso dire però una voglio cosa, chiedere una cosa, voglio, entrambi, certo. Poi andiamo subito da Pietro Rinaldi, ma quando Occhetto diceva il movimentismo, no? una semplificazione, ma il movimentismo. Dietro c'è anche una tradizione che è quella del pacifismo che, diciamo, ha avuto luce e ombre in questa stagione, no? Rispetto allo schierarsi o non schierarsi dalla parte dell'Ucraina e il Movimento 5 Stelle che improvvisamente è diventato un attrattore di sinistra. Ma siamo sicuri che il Movimento 5 Stelle sia? Perché io ero rimasta che i 5 Stelle dicevano non siamo né di destra né di sinistra, poi adesso è a sinistra del PD, Annalisa? Giuseppe Conte lo sta costruendo così, sta cercando di accaparrarsi in qualche modo le istanze come il pacifismo o anche, pensa al salario minimo, anche le istanze legate al mondo del lavoro. Io credo che questo sia stato personalmente anche un rovello per Elly Schlein, no? Come posizionarsi? Lei sicuramente dialoga di più col mondo pacifista di quanto non faccia un altro pezzo di PD, nello stesso tempo lei ha dovuto votare, ha votato con il Partito Democratico anche il finanziamento di aiuti militari, sì, all'Ucraina. E questo che cosa significa? Però che avrà, che se vincerà dovrà capire come posizionare il PD, perché chiunque vincerà, si capisce da quello che dice Nardella, magari non ci mettiamo tutta la notte, ma io non credo che ci sarà un voto travolgente, probabilmente sarà una vittoria di misura, se davvero sarà una vittoria, soprattutto dopo che arrivano i voti di Puglia e Campania che sono più strutturati, se sarà una vittoria di misura, chiunque vinca, che sia Schlein o che sia Bonaccini, deve tener conto di, certo, quel pezzo di mondo che l'altro ha intercettato in anche perché quei altrimenti 20 punti della vigilia non ci sono, esatto, anche rischio di altrimenti, no, altrimenti sarà, sì, complicato. Sentiamo la Cararini da Bologna, che ha due dati, così visto sono le 2:10 abbiamo un aggiornamento sui numeri, poi facciamo prima i dati e poi il commento. Vai Francesca. Buonasera, anzitutto i dati dell'affluenza generale a livello nazionale, fonti del Nazareno, ci indicano 1.200.000 votanti, quindi ben oltre il milione che era stato preventivato all'inizio. Ovviamente bisognerà aspettare i dati ufficiali, però queste sembrano essere le stime più vicine alla realtà. I dati su Bologna invece, perché Schlein, nonostante, diciamo, lo spoglio sia appena iniziato, quindi parliamo di un campione veramente molto ridotto, sembra essere comunque in testa rispetto a Bonaccini, 53,7% dei voti contro il 46,3% di Bonaccini. Stiamo parlando di veramente pochissimi voti, 2000 sul telefono. Grazie Francesca, scusami, ma questi collegamenti sono flash perché l'orologio è tiranno. Anche sul mio telefono stanno arrivando notizie su Schlein avanti, ma manca il sud. Prego, mi collego a quello che diceva. Io credo che chi vince deve tenere conto della verità interna dell'altra parte. Se qualcuno dice, perché ci sono i passaranti, ci saranno da tutte le parti, che non c'è verità interna dall'altra parte, è la scissione. Se invece si riconosce la verità interna dall'altra parte, però questo dà un compito teorico, politico, importantissimo al segretario. Secondo me il segretario deve aprire una convention sulle idee, libera dal problema dei nomi e imponendo al partito per la prima volta, qui aveva ragione Cuperlo, quando ha detto le primarie sono soltanto sui nomi ma non nel dibattito sulle idee. Bisogna che quel dibattito venga fatto seriamente, possibilmente non andando in vacanza, perché si può fare
quel dibattito combattendo anche nel paese, certo, contemporaneamente. Sì, cioè vincere la tentazione che è sempre nelle primarie che lo sconfitto poi boicotti il vincitore, questo spesso capita. Allora distruggono il partito. In genere chi vince le primarie poi perde le elezioni. Super spot e torniamo con voi. Senaldi Mentana. Mentana tra poco. Beh, ormai sono. Allora, la parola al condirettore di Libero. Se dovessero confermarsi questi dati, verrebbe anche ribaltato il risultato dei circoli, e questo sarebbe, come dire, anche l'altro elemento di discussione, cioè gli elettori del PD fanno una scelta rispetto a quella della classe dirigente del partito. Senaldi. Sì, questo in realtà sarebbe nella tradizione, no? Sarebbe l'unica scelta nella tradizione. Comunque io tre concetti brevi vorrei esprimere. Il primo: se vince la Schlein o Bonaccini, cioè il dibattito c'è stato, ci sono stati 5 mesi per fare il dibattito. Se vince, secondo me, bisogna seguire chi vince, chiunque sia, e anche a questo punto qualunque cosa più o meno faccia. Perché quello che secondo me ha messo in difficoltà il PD in questi anni non sono stati i suoi 8-9 segretari, ma il PD in generale, come concetto e tutto quello che diciamo include. La seconda cosa che volevo dire è che nel caso vincesse la Schlein, abbiamo un quadro politico generale molto polarizzato, no? Sia a destra che a sinistra, e possiamo noi tutti, ma questo senza nessuna critica né a destra né a sinistra, rinunciare al sogno che mai l'Italia diventi un paese, fra virgolette, normale, no? Diciamo così, con un grosso partito conservatore, un grosso partito progressista che dialogano. Siamo un paese di estremisti. Questo è. E la terza cosa è la contraddizione che c'è, che sì, la Schlein è movimentista con però l'appoggio della nomenclatura, e quell'altro è un uomo di partito però appoggiato dai caudilli. Quindi a me sembra una situazione che si va complicando anziché semplificando. Vabbè, qualcuno ti deve per forza appoggiare, perché sennò se il partito non ti appoggia non vai poi non so fino a che punto si può parlare di appoggio. Ha preso i voti. Prendi i voti, certo, perché d'altra parte il partito voglio, quello per è per non questo è che io lo dico puoi ci vuole il discorso l'hanno politico appoggiato, io perché solo lì capiremo. Aspetta, non sento cosa sta dicendo Occhetto, scusi. Solo attraverso un discorso politico di riapertura del riposizionamento si capisce fino a che punto lei o lui è figlio di Tizio e Caio. Però scommetto sul fatto che la Schlein non sarà figlia di quelli che dicono, perché io toglierei il mio appoggio, per certo, esempio. Certo, non sarà figlia di quelli che dicono. Conta niente. Però le chiedo una cosa, l'ultima domanda e cediamo la linea a Giletti. Lei considererebbe la scissione una sciagura, lei che ha vissuto personalmente nella sua esperienza la più importante delle scissioni? Io la considererei una sciagura per la democrazia italiana, perché in Italia c'è bisogno di un partito di sinistra che sia una sinistra nuova, moderna, capace appunto di creare l'alternativa. Io non credo quello che dice Tebaldi, scusami Tebaldi, ma Tebaldi sempre no. Se mi metto a giocare io con gli scusami, voglio dirti, lei ha imparato, a differenza di me, a fare politica in America, nel Partito Democratico, si vede persino in modo vivo, che è diverso dalla mia cultura, una cultura di tipo anglosassone politica. Non credo che si allontani dall'idea di un'alternanza. Quando Rifondazione si è staccata dal Partito Comunista dopo la fase di passaggio che lei ha governato, è stata una sciagura per la democrazia? Ma lì è stato un problema che era di tipo diverso, cioè c'era un problema ideale politico fondamentale, c'era una crisi del comunismo internazionale. Certo, e di fronte alla quale era naturale che un partito che era nato in rapporto all'URSS si spaccasse. Prometto che la invitiamo ancora. Mentana, che tra poco troveremo. No, allora, ci vediamo dentro Giletti, vi diremo dentro Giletti, sì, è così. Dentro l'arena, dentro la non arena, come dire. E cercheremo di darvi minuto per minuto le notizie più importanti, grazie a Massimo Giletti. Posso solo dire una cosa, questo è l'unico dato incontrovertibile.
se vincesse la Schlein sarebbe la prima volta che i voti dei circoli vanno in senso opposto al voto popolare. Questo è innegabile. E quindi sarebbe un segnale di rottura e di cambiamento, come diceva Annalisa Cuzzocrea. E i circoli hanno votato 150.000 persone, ma non probabilmente 150.000 ai circoli, sì, probabilmente 1.200.000. Grazie ai nostri inviati. Non è che uno fa il tifo per uno per un altro. Poi fa il tifo, però io ti dico, chi non fa il tifo dice che ci sono queste due cose. È la prima volta che i circoli, cioè il partito, va da una parte e poi una parte di elettori, che sono anch'essi solo una parte, vanno... È vero, ma ci dicono ragionamento che allarga. Però cambierà la base di più del partito. Scusate, dobbiamo chiudere, so, è fastidioso, lo devo fare io. Grazie Occhetto, grazie Cuzzocrea. Mentana tra poco, grazie ai nostri inviati, a Senaldi, linea grazie Giletti segretario. E al TG La 7. Questo ticket. Grande Occhetto, grazie. Grazie. Ti alzo.